Giovanni, quanto era da disboscare o da dissodare questo terreno? Era da deminizzare. Addirittura. No. Siccome sono concetti che non hanno, è stato forse più semplice del mondo, nel senso che quando ci sono dei concetti radicati è più difficile toglierli, quando i concetti non ci sono si tratta di rendersi autorevoli nel spiegarli, e quindi il problema è anche il metodo con cui si sono passati questi metodi, queste capacità di affrontare con il metodo, e loro lo hanno fatto. Insomma. Quindi era un terreno fertile tutto sommato? Da un certo punto di vista assolutamente sì. Poi dopo subentra la capacità di essere gruppo, che dipende da loro, subentra la capacità del singolo di voler fare o acquisire le cose, ma sono fatti soggettivi. Nel metodo del gruppo e nella costruzione del lavoro, assolutamente fertile. C'è una cosa che ti ha stupito in questo percorso? La diversità delle singole persone. Quindi il fatto che prevale sempre negli esseri umani essere se stessi, essere delle persone, quindi per quanto tu possa dare dei metodi, le persone cercano sempre di interpretare questi metodi in base al loro essere, e questa è la cosa giusta, insomma. Diciamo che continuo a stupirmi, perché l'essere umano è una cosa che mi stupisce sempre, da questo punto di vista. Poi se c'è una cosa che devo dire, che ho notato, la differenza di come queste cose le donne e gli uomini, quindi i ragazzi e le ragazze, le assimilano in maniera diversa. Quindi la donna è normalmente più aperta e più curiosa e quindi si mette alla prova, l'uomo le prende, le guarda criticamente, poi magari le fanno ugualmente entrambi, però l'approccio è un approccio diverso, uh-huh, e deriva dalla società in cui viviamo. Uh-huh. E cosa potremmo fare in una versione 2 del contest che non abbiamo fatto? Beh, ci sono tante cose che meritano la riflessione, sicuramente probabilmente meno gruppi. Meno gruppi. Meno gruppi e forse... No, la cosa che lascerei è la libertà nella creazione dei progetti, che sono progetti molto diversi, anche se appunto ieri, come dicevo, ho cercato di renderli omogenei un pochino per tre grossi macro gruppi, però lasciarli liberi, questo è giusto. Un po' meno, e magari mettere in condizione i ragazzi che abbiano più tempo di lavorare. Senti, Luca e Elisa ti hanno aiutato o erano di facciata? No, Luca e Elisa sono state fondamentali, anzi, insomma, ho colto l'occasione di ringraziare anche loro, anche ieri. Sono stati fondamentali per due ragioni. La prima è perché hanno un'età molto più vicina a quelli, ai ragazzi del contest. Quindi il mio ruolo è anche sempre quello di essere più docente, anche se in realtà non lo sono. E quindi per me, da un certo punto di vista, sono stati intanto una formazione per loro, perché sono giovani anche loro, e secondo perché sono stati un filtro fra, diciamo, alcune cose da fare che dovevano essere fatte nel confronto con i ragazzi e poi tradurle, cioè comunicarle ai ragazzi stessi. Quindi questo ha agevolato, e ho visto anche risposte dei ragazzi a loro due che forse a me non avrebbero dato. E questo è positivo. Sono quegli aspetti a me cari, ma li abbiamo discussi un anno fa quando discutevamo del contest, cioè unire gli aspetti economici con gli aspetti ambientali e sociali, o comunque in questo caso di comunicazione di tutti questi aspetti, secondo me è un modo diverso di approcciare il mondo. Credo che ne abbiamo bisogno, questo è un parere personale, no? E quindi l'economia di per sé non è un male. Il capitale di per sé non è un male, diceva Marx, dipende da come lo si utilizza, però se non si tengono in considerazione le altre due dimensioni che hanno pari dignità, non andiamo da nessuna parte. E complessivamente cosa diresti in maniera trasversale alla giuria se ti chiedesse due minuti su questa esperienza e su la questi ragazzi? La capacità di spogliarsi delle loro esperienze per riuscire ad avere di fronte una lavagna bianca che i ragazzi dipingono. Questo ai giurati, cioè questo la capacità di spogliarsi delle... Totalmente, quindi devono ascoltare la capacità loro di disegnare queste lavagne bianche. E che consiglio ti sentiresti di dargli per utilizzare queste esperienze all'interno delle singole organizzazioni, perché sono rappresentanti di singole cooperative, di singole organizzazioni? Credo che l'insegnamento più grande sia quello di riuscire a fare lavorare i ragazzi e quindi le cooperative per progetti.
e lo percepisci lontano ancora in questo momento. Lo percepisco ancora abbastanza lontano perché siamo ancora in una generazione di mezzo, nel senso che è proprio un fatto di generazione. Allora, questi giovani stanno entrando e ce ne sono alcuni che hanno qualche anno più di loro, però non hanno ancora, non sono ancora in alcuni gangli decisionali delle cooperative. Non sto parlando di decisioni gerarchiche, ma di decisioni rispetto ad alcune opzioni, e quindi risentono ancora di una funzione che è sostanzialmente funzionale, quindi gerarchico-funzionale, il che non è sbagliato di sé, quanto non valorizza queste esperienze, che sono progetti. Quindi il progetto, al di là del suo contenuto, è un metodo, e quindi lavorare in questo modo, secondo me, libera delle potenzialità dei ragazzi delle cooperative, quindi, come dire, mette la cooperativa in condizione di liberare delle potenzialità, perché sono tutte persone che lavorano in cooperativa. La cooperativa come qualsiasi altra impresa, o anche in questo ci sarebbe qualcosa di diverso? Ma guarda, secondo me la cooperativa è forse il terreno più fertile per questo. Poi io sono un sostenitore che la cooperativa è un modo per affrontare la dimensione economica, ambientale e sociale in una maniera diversa, e quindi continuo a credere nella cooperazione. Però se anche il mondo privato, chiamiamolo così, il mondo imprenditoriale privato, lavorasse per progetti, ci guadagnerebbe anche quello. La cooperazione secondo me dovrebbe farlo, perché ha tutti i crismi, e non soltanto la storia, ma i crismi per poterlo fare. Questo non toglie che qualcuno si deve assumere le responsabilità, ma il project management implica che il responsabile di un progetto si assume una responsabilità. E quindi, voglio dire, la cooperazione secondo me oggi può assumersi delle responsabilità. E questi progetti, voglio dire, tutti e nove, nelle diverse forme in cui sono fatti, se le assumono. Di portare il brand all'estero un progetto, di valorizzare le esperienze Coppa in un altro contesto, di creare uno strumento che è potenzialmente una macchina da guerra di comunicazione. Discutevamo ieri sul fatto che, secondo me, insomma, se la team prende un banner qui dentro, lo compra domani su uno strumento di questo genere. Allora dobbiamo noi essere coscienti di tutto questo e saperlo valorizzare. E questa è una grande forza che ha, secondo me, in potenza il sistema cooperativo e che non usa. E per finire, più buono il parmigiano reggiano di Peppino o i formaggi di Peppino? Diciamo che secondo me... Ma questo la Coop ci sta lavorando, secondo me questo l'ha fatto, e di nuovo è l'Italia che pensa molto più al prodotto che al mercato, nel senso che la Coop sta stringendo dei rapporti con i propri fornitori ed è una delle chiavi vincenti. Cioè, noi dobbiamo ripartire da ciò che sappiamo fare, quindi dobbiamo valorizzare ciò che sappiamo fare. Se siamo una cooperativa di consumo, una grossa azienda cooperativa di consumo che valorizza anche i propri prodotti, valorizza i propri fornitori, perché c'è un contesto comune. Questo assolutamente è fondamentale e questo è il futuro, insomma. Però dobbiamo cominciare a vestire i prodotti per come li vogliono i mercati, e questo dobbiamo imparare a farlo.